Benvenuti in un episodio su Rhythm Games e oggi torniamo su Clash of Clans sul server privato, perché adesso io giocherò sempre solamente sul server privato, perché Clash of Clans normale potremmo giocarlo più avanti, ma sempre in modo un po' particolare, perché non ho voglia di fare truppe, aspettare, rompersi le palle. Se mio fratello che gioca, gioca lui. Comunque oggi siamo in un villaggio nuovo, perché non si sa perché si è arrivato il server, adesso non abbiamo più un cazzo, però vabbè. Dobbiamo andare a continuare la sfida dei barbari. Allora, non so come sia andata la sfida, perché deve ancora uscire, se non sbaglio. Quindi, per quanto riguarda mi piace, non mi piace e tutte quelle cose là. Però è durata troppissimo. E avevo detto alla fine che facevo i barbari livello 7. In poche parole, 5.000 barbari livello 7 riescono a farsi tutta la scalata verso Torri di Sorbetto in qualche secondo. Perché? Perché ho visto anche tanti video che avevamo fatto e con i barbari di livello 7 bastano 2.000 per battere l'ultimo villaggio. Quindi facciamo una cosa molto tattica e distruttiva. Ho preparato una mega tabellona su un file Excel, quindi ce l'ho qua, tra lui, dove andiamo a vedere quanti villaggi riescono a fare le truppe di livello diverso. Ad esempio, i barbari, ho detto che il livello 1 non ha fatto nessun villaggio, giusto? Non ha fatto nessun villaggio, aspetta che cancello, che qua ho fatto una cazzata. I barbari non hanno fatto nessun villaggio di livello 1, quindi loro dovrebbero aver già perso, perché ho detto che il livello 1 è quello che useremo di più. Quindi oggi andremo a fare gli arcieri livello 1, poi andiamo avanti con i giganti, poi con i goblin, con i spaccamura, eccetera, livello 1. Poi, quando abbiamo finito con ogni truppa livello 1, cioè arrivata al punto in cui non ce la fa proprio ad andare avanti, passeremo al livello 2 di ogni truppa e andremo avanti così. Io ho la mia bella tabella per vedere fino a quando arrivano gli arcieri. Ad esempio, se adesso faccio tutti arcieri e non riescono a battere il primo villaggio di livello 1, passo ai giganti. I giganti riescono a fare 4 villaggi, quindi farò tutta la sfinza fino al quarto villaggio e poi passerò alla truppa dopo. Non guardarmi nella webcam mi dà un po' di problemi, quindi cavo il file, siamo a posto. Perché io ho due schermi, però il file ce l'ho di qua e questo ce l'ho di là. Vabbè. Che cazzo sto dicendo? Andiamo avanti. Allora, cosa serve per fare gli arcieri? Cos'è che è cambiato più che altro? Perché so che facendo questi problemi abbiamo il re laser! Nonno laser! Ok, basta. Allora, mi serve la caserma e la potenziamo, basta, a livello 2. E poi ci serve il nostro bellissimo accampamento. Tada! Accampamento, guarda che bello. Non serve potenziarlo perché siamo già a 5.000. E iniziamo a fare 5.000 arcieri. Riusciranno gli arcieri a distruggere almeno il primo villaggio di livello 1, ovviamente, quindi mi sa che perderemo molto presto. Spero che sia una sfida molto molto veloce, perché 14 minuti non ce la voglio proprio fare di più, cioè non ce la faccio proprio, capite? 14 minuti è durata quella sfida del cazzo! 3 canzoni rock ci ho messo per pianeggiare tutta quella cazzo di sfida, e mi sa che questa qua e quella dei goblin saranno devastanti, non tanto per il fatto che muoiono velocemente, ma per il semplice fatto che 5.000 truppe, piazzarle con il semplice mouse non è molto semplice. Anche perché sono 5.000, visto che non posso mettere 5 dita in modo tale che mi mettano 1.000 arcieri in tutto il villaggio, mi tocca andare uno ad uno e... che palle! Comunque noi lo facciamo perché vi voglio bene, quindi ecco, facciamo queste cose qua brutte. Comunque, andiamo assolutamente a attaccare non Torri Sorbetto, grazie, non Torri Sorbetto! Rappresaglia, il primo villaggio per i nostri fantastici arcieri. E dobbiamo distruggere assolutamente tutto quanto. E la vedo con... Perché? I barbari me ne dà 499,98. 400... No, 4998. Questi qua me ne dà 4999. Ma uffa, eh? Insomma. Comunque, cominciamo. Gli arcieri sono da distanza, quindi in realtà subiscono meno le potenze da parte dei maghi, tra virgolette, quindi tra virgolette forse riescono a distruggere una buona parte. Sì, però se c'è una bomba gigante proprio lì non possono fare i miracoli. Comunque dobbiamo riuscire assolutamente a distruggere il mago, perché è quello che romperà più le palle, e forse riesco da due lati
tipo Germania nella seconda guerra mondiale? No, perché i cazzo di arcieri sono stupidi, cioè... Arcieri, dovete colpire il mago, non fare finta. Però già il fatto che sono lì, che stanno distruggendo il mago e sta morendo, ci dà buona speranza, ci dà veramente buona speranza. Adesso passiamo da sta parte qua, ci facciamo gli angoli e distruggiamo tutti i maghi. È vero, qua mi dimentico sempre che questo mago è sotto costruzione, non si sa perché, ma è sotto costruzione. E possiamo distruggerlo, anche se qua c'è un gran bel problema. Quella cosa che ha appena sparato, il mortaio. E anche la torre, l'arco X, tra virgolette. Però gli arcieri si mettono tutti in cerchio, quindi il mortaio non può farci molto. E forse gli arcieri sono una delle truppe abbastanza pesanti, anche a livello 1, se ci pensiamo. Perché essendo, mettendosi ad arco, riescono a evitare di essere distrutti tutti insieme. Perché i barbari vanno tutti in un punto e restano tutti fermi. E con questo problema, ad esempio, un mortaio becca quel punto e li uccide tutti. Invece vedete che gli arcieri vanno tutti storti ad arco, quindi il mortaio può colpire il primo, ma non colpirà mai quello dopo. E quello dopo ciava il mortaio. Difatti sono riusciti a distruggerlo. Però l'unico problema sarà la torre inferno, perché quella là ha danno a multiplo. Ed è un grave problema il danno multiplo. Non solo per gli arcieri, ma anche per molte altre truppe. Allora, cominciamo da sta parte. Là sono riusciti ad entrare, quindi distruggiamo le fantastiche ferrovie, distruggiamo quella merda di mortaio. Abbiamo buttato via 1000 arcieri con un'ottima partenza, devo dire. Siamo al 44%, che quei barbari, eravamo a 2000 barbari, dovevamo ancora fare qualcosa. Guardate, la potenza degli arcieri è sul loro fatto di essere, oltre a numerosi, il fatto che sono staccati. Cioè non vanno tutti in un punto, ma si dividono, fanno gli archetti del quello che vogliono, insomma. Quindi sono molto 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 versatili per quanto riguarda danni ad area. Non a danni multipli, però danni ad area sono molto molto utili. Quindi evitano tantissimo sia attacchi da parte dei mortai, sia attacchi da parte dei maghi, le torri dei maghi. E questa è un'ottima loro funzionalità, molto ottima. E soprattutto quando sono in tanti, guardate quanto cazzo tolgono. Anche di livello 1. No, dico solo che ne mancano 3600, ma siamo a 63%, che con i barbari eravamo abbastanza scarsotti, perché, come ho detto, vanno tutti in un punto unico, sti scemi. Vedete che i maghi attaccano, ma loro sono in gruppetti, e questi gruppetti, c'è sempre un gruppetto che rimane vivo, riesce a vincere, tutte quelle cose là. E quindi, tra virgolette, abbiamo distrutto tutte le torri dei maghi in quanto? Qualche minuto? Con 2000 truppe siamo riusciti a distruggere le difese un po' più importanti, che sono mortai e maghi. Adesso mancano le Tesla, che sono a danno singolo, quindi le battiamo subito. Mancano i cannoni e gli archi X, però sono, come ho detto, anche questi sono a danno singolo, quindi gli arcieri stanno stanno poco a distruggerli, tra virgolette. Non crashare, ti prego, è una sfida troppo fatta bene questa. Non crashare, server, ti prego. Vai, vai, ce la facciamo, anche se il server crasha. Dai, non crashare, ti prego tantissimo, non crashare. Regina arciera distrutta e Arco X che sta sparando troppo. Sì, non è crashato, che culo. Che culo. Distruggiamo questa Tesla occulta che mi sta rompendo le palle. La Tesla occulta danno ad area, non mi ricordavo questa cosa. Aia, yeah. La bomba gigante rompe un po' le palle. Sì, devo ammetterlo, però. Però ce la stiamo facendo con gli arcieri a 1. Chissà, riusciamo a vincerlo? Magari, secondo me sì. E se sono anche molto più forti rispetto ai barbari, sicuramente. Guardate che robe. Stiamo devastando un villaggio potenziato con gli arcieri livello 1. Ok, sono 5000, ma porca puttana, non ne ho messi neanche. Non ne ho messi tantissimi, ne ho messi solo 2100 circa. Niente di impressionante, tra virgolette. Guardate che robe. Ora arcieri, tocca solo una cosa da distruggere. La signora Ah, è vero. Un'altra particolarità interessante degli arcieri è il fatto che volano tra le mura, quindi non devono distruggere per forza le mura per attaccare al centro.
E questa è un'ottima cosa. È veramente un'ottima cosa. Cominciamo da questo lato, che là ce ne sono anche troppi. Così andiamo a distruggere direttamente la Tesla occulta. Perché là sopra vedo che si stanno arrangiando abbastanza. Ah, quella trappola a scatto non ci doveva essere. Io sto guardando i due lati veramente, ve li faccio vedere così, eccola. Così vedete anche voi il combattimento. Ma là sopra ce ne sono talmente tanti che ce la fanno forse. Dai, ce la fate, sì, mamma mia, riusciamo a fare il primo villaggio con gli arcieri livello 1. Cioè, non so se rendo l'idea, ma ok, non è maxato al massimo, ma cazzo, gli arcieri livello 1 spaccano. E ne ho ancora 2400. Livello 1. Non pensavo che fosse un attacco così veloce, soprattutto. Quanto ci abbiamo messo? Non c'è il tempo, però qua erano 4 minuti, ci abbiamo 6 minuti. Con 2573 truppe utilizzate, e qui ci sta il marchio fatto con 2573, 2500 in realtà, perché bisogna sempre valutare che ci sono, ok, siamo esatti, 2570 arcieri level 1, quindi siamo riusciti con gli arcieri a battere la rappresaglia. Un applauso a questi fantastici arcieri, cazzeruola. Se pensate che gli arcieri sono scarsi, avete, mi sa, sbagliato la vostra idea. Perché, wow, non pensavo che il livello 1 potesse battere mura e difese così potenti. Sempre nella norma del tipo, sì, ok, se avete un villaggio normale, non in un server privato, non potete fare 5.000 truppe, però sappiate che meno di 5.000 truppe, 2.500 riescono a distruggere un villaggio quasi maxato. Bisognerà vedere nei prossimi episodi i villaggi maxati, però per il momento spaccano di brutto. E se ci vogliono 2.500 per battere un villaggio semi maxato, pensate a quelli maxati, porca puttana. Comunque, questo video è lunghissimo come quello dei barbari, però mi è piaciuto molto di più, anche perché non è stato la... palle, perché quando è che finisco questi 5? Ma è stato wow, che figata. Comunque, per questo video è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ricordate di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale, naturalmente, a DJ. Libero!